Buongiorno ragazze, benvenute in questo nuovo video. Come avete visto, per me oggi è una giornata super uggiosa e quindi ho deciso di decorare la sala per l'autunno con le cosine che ho acquistato da Teddy e da Kik, che vi ho mostrato nel video precedente, invece qualcosina lo avevo già. Comunque decorazioni super super economiche, quindi con poco sono riuscita a decorare il salone, quindi spendendo davvero poco. Non è un video pulizie, quindi non vedrete che vado a spostare i mobili, che vado a togliere il tappeto, perché la casa era già pulita, ma vado semplicemente a spolverare velocemente giusto dove andrò a posizionare le decorazioni. Io adesso vi lascio il video e noi ci vediamo dopo.
Rieccomi, ho finito di decorare, in realtà ieri, ma oggi vi sto riprendendo questo pezzettino. Ieri tra l'altro ce l'avevo anche filmato mentre pioveva perché sembrava fatto apposta. Era proprio una tipica giornata autunnale, pioveva, faceva freddo, quindi mi è venuta proprio voglia di mettermi a decorare. Ho detto ma sì, lo faccio adesso, quindi poi vi ho ripreso e l'abbiamo fatto insieme. Spero che vi sia piaciuto. Per chi non avesse visto il video precedente, le decorazioni che avete visto sono state acquistate tutte più o meno tra Teddy e Kik. Tutte al di sotto di 5 euro, anzi quasi tutto sui 2 euro, tranne la zucca sul tavolino che l'ho pagata sui 5 euro. Il resto lo avevo già. Quindi veramente ho speso pochissimo e devo dire che mi piace tantissimo come è venuto. Vi ho acceso la luce così si vede un po' meglio perché anche oggi è un pochino buio. E allora, entrando come vedete si vede così. I cuscini alla fine mi piacciono moltissimo come stanno, alla fine i colori sono autunnali e poi ho aggiunto quelli dietro sempre sul marrone perché mi sembravano pochi, solo tre. Vabbè, li avete visto e poi volevo solo dire che ho invertito due cose, cioè questi qua che prima avevo messo qui, li ho messi invece poi sopra sopra la maglia perché altrimenti non li posso accendere. Non ci avevo pensato che mettendoli sulla mensolina di vetro poi il calore andava troppo sopra l'altra mensolina di vetro. Per evitare cose ho preferito spostarlo lì in modo che lo posso anche accendere e la sera, ragazze, rilassante. Invece lì sopra quella cosa che vedete arancione è una fatina fatta a candela e arancione, quindi l'ho voluta mettere, quella lì ce l'avevo già, così riprende un po' comunque l'arancione delle altre cose. Piccole cose qua e là e mi piacciono tantissimo. Sul televisore quelle che invece avete visto sempre arancioni sono simili alla candela, quella fatta a fatina, però queste sono a fiore e sono appunto delle candele, ma non le accendo queste qua. Spero che vi sia piaciuto ugualmente, anche se dura meno dei soliti video che giro. Fatemi sapere se vi sono piaciute le decorazioni, se vi è piaciuto questo video. Spero di avervi tenuto compagnia. Vi mando un bacione grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!